Ragazze, allora sono tornata con un nuovo video. Come vi ho scritto già su Facebook, questo qui è il video mega haul del pacco che ho ricevuto giorni fa dalla mia amica Mara. Io ti mando un bacione, Mara, e un mega grazie davvero. Te lo scrivo tutti i giorni. Davvero non so come ringraziarti. Sei stata davvero una pazza per tutta la roba che mi hai mandato. Mi hai fatto rimanere tipo senza parole e lo sai. Io ti mando un forte bacio, tesoro, ti voglio bene, lo sai. E ringrazio, insomma, YouTube perché mi ha permesso di conoscere persone speciali come te. A domani, tanto io e Mara comunque ci sentiamo tutti i giorni, telefonicamente, ci scambiamo dei pensierini. E niente, ragazze, inizio subito col mostrarvi le cose perché sono davvero tante. Mi ha mandato sia accessori che prodotti di make-up. Inizio con gli accessori. Tra l'altro, guardate questa pochettina quanto è bellina. È rossa con dei cuoricini neri, molto molto carina. Me ne ha mandata anche un'altra. Ed è questa qui, Deborah, fatta in pelle del lilla. L'ho trovata molto comoda perché, come potete vedere, è molto piccolina e va bene per quando si usano quelle borse piccole che non c'entra niente e per mettere all'interno tipo i prodotti. Io mi porto sempre dietro il rossetto, le matite, eccetera, eccetera. È molto molto pratica perché occupa poco, poco spazio. Adesso vi faccio vedere tutti i vari orecchini e braccialetti che mi ha preso, che sa della mia fissa per gli orecchini, i miei orecchini grandi, e me ne ha presi diversi, uno più bello dell'altro. Allora inizio con questi qui che sono in argento, sono a forma di rombo con questi ghirigori e questi corallini tutti sfaccettati alla fine, molto molto belli, hanno dei colori davvero estivi, molto molto belli, sperando che l'estate arriva presto, perché qui non so da voi, ma fa freddo e la settimana prossima è 1º giugno. Poi, allora, se riesco, perché alcuni già li ho messi, quindi non li vedete con i cartoncini. Se riesco, sono in queste situazioni che io odio avere le unghie. Allora, mi ha mandato questi altri qui, sempre in argento, con questi pendenti che vanno dal più corto al più lungo e alla fine portano questi corallini colorati. Sono davvero molto carini, mi piace soprattutto la trama che c'è qui e secondo me fanno anche un bellissimo effetto, molto molto belli. Poi vi faccio vedere questi qui che ho già indossato. Io li chiamo gli orecchini a pavone perché la fantasia ricorda molto la piuma di pavone. Sono tipo di madreperla e hanno tipo una colorazione che va sul turchese, blu-verde. Molto molto bella ed ha vari riflessi. C'è anche un po' di fucsia, un marrone, molto molto bello. Questi qui già li ho indossati e danno davvero molta, molta luce al viso, molto molto bellini. Poi mi ha mandato gli orecchini a Torre Eiffel, io li chiamo così perché mi ricorda moltissimo la forma della Torre Eiffel, non so a voi. Mi piacciono molto perché, non lo so, li trovo. Allora, innanzitutto li adoro perché sono grandi come piacciono a me e molto molto leggeri. Poi mi piace perché danno tipo un tocco etnico al look, mi piacciono molto. Infatti l'altro giorno ho scritto a Mara che avevo messo gli orecchini a Torre Eiffel e non capiva perché, non lo so, mi ricorda la Torre Eiffel, sono troppo bellini. Poi ci sono anche gli orecchini geometrici che ho messo sabato perché Mara non lo sapeva, ma ho una casacca proprio dello stesso colore di questi orecchini, cioè con questo giallo, fucsia e nero. Mi piacciono molto perché fanno un bellissimo effetto, sono belli appariscenti come piacciono a me, molto molto leggeri, sono fatti con la chiusurina fatta così. E sono in plastica tipo plexiglass, plastica dura, arancione, il di fuori fucsia e il dentro nero, molto molto belli. Dalla webcam sembra rosso, ma in realtà è fucsia, forse così si vede che è fucsia.
Poi mi ha mandato anche questi altri qui che sono fantastici. Io non li ho ancora indossati, ma sono stupendi. Sono a forma di cuore, come potete vedere, sono tipo, portano questo filo dorato e non lo so, mi ricordano tantissimo anche le ciliegine, cioè se erano rosse sembravano due ciliegine per come sono fatti e sono bellissimi. Purtroppo, ragazze, non vi so dire dove li ha presi perché sono un regalo, quindi non vi so dare indicazioni per quanto riguarda i negozi, eccetera, eccetera. Poi vi faccio vedere questi altri qui, sempre di madreperla, e sono fatte con questi disegnini fiorati sotto, sono bronzati e porta questa madreperla verde e azzurra, molto molto belli. E tra l'altro li abbino facilmente perché in estate utilizzo molto questi colori anche in primavera, sono davvero bellissimi. Poi la madreperla in estate dà sempre luce, sulla bronzatura spicca tantissimo. Poi mi ha preso anche questi altri orecchini qui che ho indossato per la cresima del mio fidanzato. Ne prendo soltanto uno perché faccio prima. E sono fatte a forma di conchiglia, come potete vedere. Sono fatte a forma di conchiglia, laccati con questo giallo ocra e questo verde smeraldo. Sono molto bellini, danno una bella luce al viso e sono carini perché si muovono e fanno questo rumore, troppo troppo belli. Avevo una casacca degli stessi colori proprio, con dei disegnini con la verde e il giallo e ho abbinato questi che sono davvero molto molto particolari. Poi, sempre per quanto riguarda gli accessori, mi ha mandato questo braccialettino con l'iniziale che ho già messo ed è fatto tipo con la corda in nero e porta l'iniziale, la S con i brillantini, molto molto carino, molto fine tra l'altro. Poi, sempre per quanto riguarda i bracciali, mi ha preso questo qui che è stupendo, è fatto con due fili di perle e questo cuore pieno di glitter, davvero. Cioè, sul polso fa davvero un bellissimo effetto. Non vedo l'ora di metterlo. Non ne ho ancora avuto occasione, però è davvero molto molto bellino. E poi, sempre per quanto riguarda i braccialettini, mi ha preso questo qui. Che è fatto con questa tipo catena e porta questo sonaglino bellissimo. Tra l'altro c'ho anche la campana con questo qui, che noi lo chiamiamo il chiamangeli, è bellissimo. Fa tanto rumore, davvero, mi piace un sacco, mi piace anche ascoltare questo rumore, mi piace tanto, mi rilassa e lo sto utilizzando davvero tutti i giorni, è fantastico. E sempre per quanto riguarda, diciamo, gli accessori, mi ha mandato questo aggeggino qui, che è una penna, cioè quando l'ho visto sono rimasta così, è una penna molto molto carina e porta anche un gloss che odora di cioccolato, cioè viene voglia di mangiarlo. Davvero buonissimo. Questo è il gloss, ovviamente non lo uso perché mi piace moltissimo come insomma per esposizione. L'ho messo dove tengo tutti i pennelli perché mi piace che viene fuori questa cosa tipo gelato, molto molto bellino. E questi sono gli accessori. Li metto a posto. Che ho paura, insomma, che mi si rompono cadendo. Ok, poi passiamo alle palette. Allora,
Mi ha preso anche le palettine di Sephora, perché l'altro giorno parlavo con Mara di queste palette, parlavamo con Mara, insomma, di queste palettine di Sephora. Io non sapevo che stavano 50 centesimi a palettina. Infatti, quando ho saputo il prezzo sono rimasta tipo sbigottita e volevo andare per forza alla Sephora a prenderle perché mi servivano, perché avevo la palette di Paola P. Africa con il packaging, quello lì di plastica, ed era molto scomodo, e poi avevo paura che con il tempo gli ombretti si andavano a rovinare perché comunque la plastica fa passare l'aria, eccetera, eccetera, e mi si seccava il prodotto. Mi dava noia la cosa perché comunque è una palette che costa prezzo pieno 40 euro. E Mara mi ha mandato tre palettine di Sephora. E sono quelle lì, sono proprio quelle lì ideate per gli ombretti di Sephora. Io ho tolto la griglia e la spugnetta, come mi ha detto lei, e ho lasciato soltanto il foglio metallico. Qui ho inserito i colori scuri della palette Paola P, della palette Paola P. Questo è l'affarino per depottare gli ombretti e per alzarli, insomma, dal coso magnetico. Poi, questi sono i colori chiari. Come potete vedere, ha uno specchio enorme. Mi piace moltissimo il packaging di queste palette. Le vedo belle compatte. L'unica pecca è che tutte le ditate rimangono sopra, ma non ce ne frega una mazza. E poi ho fatto questa qui personalizzata, che vi faccio vedere subito. Perché mi era rimasto soltanto un ombrettino della Paola P, che è questo qui, che è quello lì shimmer della palette, e il resto era vuota. E ho depottato tre ombretti che mi ha mandato Mara. Questo qui, che vedete, perché ho voluto fare tipo tutte le tonalità top. Cioè questo top che va sul beige marroncino, questo top che va sul dorato e questo top che va sul grigiolino, e poi c'ho questo grigio metallizzato. Questo qui, se non sbaglio, è il 45 Kaki della linea base di Essence. Questo qui è dell'edizione limitata di Essence che è uscita adesso, ed è, vi dico subito, la Guerilla Gardening. Dopo vi faccio vedere, insomma, la scritta. E poi c'ho quest'altro qui che è questo grigio metallizzato bellissimo dell'edizione limitata di Essence Fantasia. E di questa edizione mi ha preso anche il lucidalabbra e la matita. Vi dico subito come si chiama l'ombretto, perché si chiama proprio come la matita, e vi faccio subito vedere. Vi ha preso la matita dello stesso colore dell'ombretto, infatti la posso utilizzare tranquillamente come base perché è molto molto morbida come matita, ed è una metallic liner ed è la 01 Not Ivory But Ebony. E porta lo stesso colore, cioè lo stesso numero dell'ombretto. E poi, sempre della Fantasia, mi ha preso questo gloss che è un corallo tipo che va sul rosso ciliegia, molto molto particolare ed è perlato. È davvero bello sulle labbra, io non amo molto le cose perlate, però questo qui mi piace l'effetto. L'ho utilizzato anche per truccare oggi mia sorella ed è davvero bello. Poi vi faccio vedere, allora, della linea Guerilla Gardening vi ha preso anche quest'altre cosine qui. E sono i due blush, sia quello lì rosso che quello lì rosa, ed è lo 01 Mission Flower e lo 02 Floral Glam. Uno e due. Ragazze, non vi faccio gli sboccio perché sennò ci impiego troppo tempo. Mi fate sapere, insomma, se vi interessa qualcosa che ve li sboccio e vi faccio proprio un video a parte. Me lo lasciate scritto giù nei commenti, non ci sono problemi. Poi, in abbinanza, come direbbe mia, ci sono questi due lip cream di Essence, degli stessi colori dei blush, e sono fantastici, già li ho provati. Tra l'altro, questo qui rosso, pensavo che era lo stesso rosso o degli Stay Matte che ho, che più o meno
È una punta diversa, cioè è una, questo qui ha una punta di arancione all'interno, mentre gli altri hanno sono tonalità un po' più fredde. L'unica che si avvicina un pochino è la tinta, il lip tint della collezione limitata di Essence, la Hanks e Kisses, che più o meno porta questo rosso che va all'aranciato, ma questo qui è molto più aranciato, devo dire la verità. Ed è quello che ho sulla foto che ho fatto sabato, l'ho postata sia su Facebook che Instagram. Vi lascio giù nell'info box i miei contatti se vi può interessare. E poi l'ombrettino Guerilla Gardening, questo qui che ha avuto un incidente perché io sono una cazzona, lo volevo depottare, mi è caduto e mi si è sfrantumato tutto. Rimangono queste briciolette, ma mi sa che le butto perché mi stanno uscendo tutte dalla confezione. Non è che ho risolto assai, insomma. E mi ha preso dell'edizione limitata di Essence, che è quella lì nuova, insomma, che trovate adesso negli stand, questi prodottini qui. Mi ha preso, insomma, i due ombretti, i due blush e i due lip gloss. Tra l'altro Mara è stata carinissima perché aspettava per... cioè andava ogni volta che usciva una collezione mi andava a prendere qualcosina perché sa che io non trovo mai niente, davvero non so come ringraziarti, davvero Mara, lo ripeterò fino alla fine. Poi mi ha preso anche dei pennelli. Allora mi ha preso un set occhi della Donna Più, che era una catena di negozi che c'avevo anche io qui a Salerno, ma se non sbaglio ha chiuso. Non mi vorrei sbagliare, non voglio buttare secce a qualcuno. E sono questo set di ombretti per occhi. Ed è composto da un pennello a penna, da un pennello a lingua di gatto per ombretto e da questo pennellino qui che si può utilizzare sia per le labbra che per le liner, perché ha la stessa forma praticamente di quello che ho delle Pixie Woo Real Techniques e lo indica come pennello per i liner. C'ho anche quello lì angolato, però quello angolato del set Real Techniques è un po' troppo doppio, quindi la linea non viene bella fine. E insomma, l'ho utilizzato per i liner e devo dire che è molto, molto valido. E poi mi ha preso quest'altro pennello, il mio primo pennello Royal Beauty, ne ho sentito parlare bene, però non li ho trovati da nessuna parte qui. Ed è questo qui, il pennellino Royal Beauty, mi piace perché ha un manico bello cicciotto, maneggevole, insomma, è pratico. E poi ha la stessa consistenza dei pennelli del pennello da sfumatura per occhi che ho dei Real Techniques, delle Pixie Woo o la linea, insomma, dei Real Techniques. Ragazze, perdonatemi, ma è la seconda volta che giro questo video e sono l'1:28 di notte, quindi sto anche un po' rincoglionita. E niente, questi quattro pennellini qui. Poi mi ha preso tre matite. Queste qui, di queste qui già ce ne avevo una che mi aveva mandato sempre Mara e sono della Wet n Wild, le Mega Chrome, con la 51 con il viola e la 52 con il blu e c'ho anche quella lì con il verde. Sono delle matite metallizzate, molto molto morbide, super scriventi, davvero molto belle. E poi mi ha mandato questa matita labbra di Essence. Tra l'altro devo dire che sono ottime. Voi direte, non hai manco una matita labbra di Essence? No, ogni volta che andavo trovavo tipo tutti quei colori merdosi che non si prendeva nessuno. Infatti io questo bellissimo rosso non l'ho mai trovato ed è il, se non sbaglio, il Femme Fatale ed è bellissimo. Potete utilizzare anche solo la matita perché è super scrivente, super morbida, non vi scartava idrate le labbra e davvero bella. È la 10 in Femme Fatale questa qui, molto molto bella. Ha pure una bella punta di rosso, mi piace. Io l'ho abbinata alla tinta labbra questa qui, per il trucco di sabato. Sono due rossi differenti, però una volta che ci passate sopra la tinta non si nota proprio. Poi,
dell'edizione limitata di Catrice, la Candy Shock, che potete trovare adesso negli stand. Mi ha preso l'illuminante, il blush, un ombretto e il lip balm, che ha un packaging molto molto carino, ma mi piace anche questo qui, è lo 02 Sugar Shock, lip balm stick. Candy Shock non ha un nome particolare come sempre ed è un balsamo labbra, si presenta in questo modo, come potete vedere, è trasparente e porta insomma questo al centro del cupo di colore. Devo dire la verità, non resiste molto sulle labbra pur avendo questa sottospecie tipo. Ha un odore buonissimo, tipo luce da labbra, non resiste molto sulle labbra, però le rende belle morbide, idratate e ha un odore pazzesco, viene voglia di mangiarvelo. E poi mi ha preso l'ombrettino che è tipo un rosa con striature argento, molto molto luminoso, davvero. Se vi interessa qualcosa come swatch, eccetera, eccetera, basta che me lo dite, ragazze. Io vi faccio un video a parte perché se mi metto a fare gli swatch, sto qui fino a domani, insomma. Il blush, che è fantastico, quando l'ho visto stavo morendo, perché mi ricorda tantissimo quello lì di Essence dell'edizione limitata Marble Mania, che ho girato tipo mezzo a tutte le UBS che c'erano a Salerno, ma inutile dire, non l'ho trovato. Ed è fantastico, quando l'ho visto sono rimasta contenta anche perché dentro troviamo il pesca, il corallo, rosa, sono tutte varie sfaccettature di colore, molto molto bello. E l'illuminante, a parte che i packaging sono stupendi, l'illuminante, se riesco ad aprirlo, mi piace particolarmente perché è molto molto discreto. Non è il classico illuminante dorato, ma all'interno presenta anche tipo delle micro perlescenze rosate, molto molto bello. Purtroppo, anche se vi faccio vedere com'è fatto, qui vi sembra bianco, ma in realtà è un pesca con dei riflessi rosati. È molto molto particolare. Già l'ho provato e sul viso illumina tantissimo, ma non fa quell'effetto finto. È molto molto bello. E questa è la linea Candy Shock edizione limitata di Catrice, che potete trovare adesso negli stand. Poi, sempre per quanto riguarda le edizioni limitate, mi ha preso questo qui, il Floral Grange, dell'edizione Floral Grange, spero che si dice così, che è un bellissimo pesca. Cioè, vi può sembrare insomma un banale color pesca, ma è davvero fantastico. Secondo me questo qui sull'abbronzatura è davvero bellissimo, spicca tantissimo. Ed è lo 01 Be Flowerful, però se non sbaglio di questa edizione limitata qui c'è solo un blush, porta altri prodotti. Poi, sempre per quanto riguarda il blush, mi ha mandato questo qui di Catrice, che è il Jelly Cheek Tint. Praticamente è un prodotto che potete utilizzare sia sulle guance che sulle labbra. Ce l'ho anche della Wycon ed è un colore bellissimo. L'ho utilizzato oggi quando ho truccato mia sorella per il trucco da cerimonia. Vi ho postato la foto anche su Facebook e sulle labbra dà davvero un effetto bambolina, bellissimo. Diventa tipo di quel ro rosa rossastro, molto molto bello. Sulle labbra non l'ho provato e un'altra cosa fantastica che ha questo prodotto è che ha un odore buonissimo. Non ce n'è molto perché all'interno c'è 1,6 ml di prodotto per una scadenza di 12 mesi, però dall'altra parte è buono perché vi permette di utilizzare appieno il prodotto, anche perché è un prodotto cremoso, non in polvere, quindi la scadenza, insomma, bisogna tenerne conto per i prodotti cremosi. Poi, sempre per quanto riguarda le palettine, mi ha mandato queste, questa della Bella Oggi, che
che si chiama Orange Camellia, con all'interno ombretti effetto seta, fard vellutato, lucida labbra illuminante e applicatori. Questo praticamente è il look. E dentro trovate come un giornale praticamente la descrizione per come insomma ricreare il look della signorina che vedete in foto. C'è uno specchio. Ah, poi c'è una pellicola protettiva che si toglie tipo pagina di giornale e all'interno troviamo quattro ombretti, due illuminanti, uno con il bianco e un altro color champagne e due tonalità di verde, un verde pistacchio e un verde bosco, bellissimo, un lucida labbra sui toni pescati e un blush pescato. Due applicatori sia per occhi che per viso e labbra, molto molto bellina. Non l'avevo vista qui in giro. È strano perché c'è anche ho visto insomma lo stand della Bella Oggi, ma non portavo questo tipo di palettina qui. Mi ha detto Mara che ce l'ha anche lei, non vedo l'ora di provarla. Poi un'altra palette fantastica che mi ha mandato Mara è questa qui della Catrice ed è la 060 Rumble in the Jungle. Forse la linea è l'Absolute Eye Color. Praticamente questi ombretti hanno una scrivenza paurosa, è la mia prima palettina di Catrice ed è fantastica. Allora, all'interno troviamo due tonalità di verde, un verde acido con dei micro glitter bronzati, tipo un verde oliva, un lilla bellissimo con delle iridescenze borgogna e questo dorato fantastico. Sono davvero super scriventi, bellissimi. Sono contenta perché è la mia prima palettina della Catrice e gli ombretti sono fantastici. E sempre per quanto riguarda gli ombretti di Catrice, mi ha mandato anche questo mono che è bellissimo ed è fa parte sempre della linea Absolute Eye Color ed è il 280 Heidi Plum. Ed è un prugna con dei riflessi borgogna. Qui sembra un marrone, ma in realtà è un prugna. Voglio vedere magari se facendo uno sbozzo si può vedere meglio il colore. Sono super setosi, davvero fantastici. Purtroppo non rende una mazza. Come potete vedere, sono super scriventi. Comunque, all'interno presenta delle iridescenze borgogna bellissime, che con questo prugna sono davvero belle, belle, belle. Poi, sempre per quanto riguarda ombretti della Catrice, mi ha mandato questo qui che faceva parte di un'edizione limitata, la Siberian Call, ed è lo chiama Hair Tech Your Gear, credo. Comunque è questo colore qui che sembra tipo un grigio topo con all'interno delle striature bronzo. Secondo me questo ombretto qui da bagnato è davvero molto molto particolare. È un grigio topo con queste striature particolari. È molto particolare come colore insolito. E nonostante il fatto sia un ombretto cotto, devo dire che è abbastanza scrivente. Mi dispiace perché questo è il colore, come potete vedere. Ecco qua, questo è lo swatch. Come potete vedere è super scrivente ed è pieno pieno di riflessi. Qui vi sembra matte, ma in realtà è bello luminoso, pieno di sbrilluccichini, come potete vedere all'interno. Bello, bello, bello.
Poi, per quanto riguarda ombretti, mi ha mandato anche questo qui in edizione limitata di Essence del Mago di Oz, ed è questo qui tipo pescato. Tra l'altro ho pensato che lo posso utilizzare anche come blush, deve uscire fuori qualcosa di fantastico, perché è un bellissimo pesca perlato, molto molto bello, ed è lo 03 Generosity. Infatti lo chiama ombretto brillante per un effetto long lasting. Molto molto bello, l'ho provato oggi, ho fatto il trucco per mia sorella e è davvero molto molto luminoso. Non mi aspettavo qualcosa del genere, anche perché gli ombretti della linea base di Essence non sono granché, cioè dovete trovare il colore buono, cioè, mentre questi qui in edizione limitata la qualità devo dire che è migliore come blush, o 100.000 volte meglio. Comunque è bellissimo, davvero bellissimo. Poi Dell'Astra mi ha mandato quattro prodottini che vi faccio subito vedere. Mi ha mandato questo duo blush. Io ho il duo bronzer che ho amato quest'estate, si può dire utilizzavo solo quello. E sono due blush, un pescato e un rosato, molto molto scriventi. Vi faccio vedere. Purtroppo c'è il riflesso, sembra che non scrivono niente, invece sono scriventissime, sono questi due colori qui, molto molto belli, ve li straconsiglio, questi qui di Astra, questi due Astra che sono fantastici. Poi mi ha mandato questo ombrettino dell'edizione Look and Me dell'Astra, che ho visto tra l'altro la pubblicità sul giornale Key, e questo qui è il numero 14. All'interno troviamo anche il suo pennellino e troviamo un marrone con questo color dorato molto molto particolare. Infatti è un ombretto che rilascia soltanto tipo delle perlescenze dorate, non rilascia colore ma perlescenze, cioè secondo me è da utilizzare, esce davvero fuori un bel trucco come tipo su tutta la palpebra questo bel marrone bronzato ricco di riflessi, e sopra da picchiettarci bagnato questi micro glitter, queste pagliuzze dorate, esce fuori secondo me qualcosa di fantastico. E poi mi ha preso questi due ombrettini sul color di Astra, che secondo me fanno parte della collezione invernale. Sono questo qui verde, verde petrolio, che è bellissimo. Io lo sto utilizzando come liner, da davvero allo sguardo, rende lo sguardo davvero molto molto bello. E poi questo qui che è un antracite ricco di riflessi multicolor, davvero molto molto particolare. Per lo più la predominanza sono riflessi con il prugna, comunque vari riflessi multicolor. È davvero un colore molto particolare, non è il classico antracite. L'ho utilizzato anche questo come liner e lo trovo fantastico. In realtà io dico i prodottini Astra, questi qui sul color, anche come liner li trovo molto molto validi, perché una volta fissati non vanno via e sembrano veramente un vero e proprio, sembrano veramente degli eyeliner. E per finire, siamo arrivati alla fine, mi ha mandato questo lucidalabbra di Essence, questi qui della Marble Mania, ed è lo 04 Swirly Toffee, che ha un colore bellissimo. L'ho messo. È anche un odore tipo di caramella, molto molto buono. Tra l'altro l'ho messo appena, insomma, mi è arrivato e dà davvero un bel effetto nude sulle labbra, molto molto carino. E poi mi ha mandato questo illuminante della linea, insomma, classica di Essence, questo qui che si gira, le Love Runway, le Lighter. Molto molto bellino. Mi piace perché è molto discreto come illuminante ed è tipo un rosino.
tipo un rosino, e una volta sfumato dà soltanto queste iridescenze sul viso, non è quella cosa pacchiana, tipo, è molto molto buono secondo me come prodotto. L'ho utilizzato pure per truccare la ragazza. Che vi ho postato la foto sabato. Ho truccato una ragazza per la festa di 18 anni. Sono rimasta contenta perché la ragazza è piaciuta molto. Ha detto che sembrava una diva. Vi mando insomma il mio contatto Facebook per vedere la foto. E niente, ragazze, questo è il mega pacco da parte di Mara. Io ti mando un forte bacio, Mara. Ti voglio bene, tesoro, e mando un forte bacio a voi, ragazze mie. Vi voglio bene e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao, ragazze!